Affrontiamo una squadra forte, una delle squadre più attrezzate per la vittoria finale. La classifica in questo momento è bugiarda perché il Mutignano ha dei giocatori di spessore in rosa come Marco Mariani, che fino all'anno scorso giocava in Serie D. No, un'altra partita difficile, però cerchiamo di portare a casa questi tre punti. Mister, per ora che campionato sta vedendo? Immagino è la prima volta che lo affronta proprio nelle vesti di allenatore, ma in generale che campionato è? È un campionato sinceramente molto valido, dove ci sono partite giocatori di spessore. Per noi sicuramente un campionato difficile perché, come ho detto in altre situazioni, squadre che giocano contro di noi fanno tutti quanti la partita della vita e per noi sono tutte partite difficili. Mutignano è una squadra molto organizzata, allenata da un ottimo allenatore che ha fatto sempre queste categorie. Come ho detto prima, ha dei giocatori di valore, lo stesso Mariani, ha gli under importanti che vengono dal Pineto, che io li conosco, li ho allenati in juniores, sono degli under forti per la categoria, a Mattia Rachini, che è un giocatore che stava sempre con me a Pineto, giocatori importanti per la promozione che hanno scelto questa categoria per una scelta di vita, per motivi di lavoro, però potevano fare ben altro. Beh, è normale che un giocatore come Stefano, penso che soprattutto per la promozione sia un valore aggiunto, però a me sinceramente più giocatori arrivano e meglio è, soprattutto nella situazione in cui ci troviamo. È normale che se arrivate Egidio sarei contentissimo, però questa domanda non la dovete fare a me, la dovete fare al direttore, alla società. Io ho altri problemi adesso.